di là di qua. Boscaccio, solito boscaccio, c'è sempre il boscaccio. Almeno qua non c'è neve. Ecco, questa è l'Alpe Bogna, o nome simile, adesso Bogna non è proprio un bellissimo termine, ma più o meno si chiama così. Ecco, ora ci dovrebbe essere da incoccare, credo, quel vallone e salire su in alto, di là, di là, di là. Vediamo se riesco a trovare una via comoda per beccare quel vallone, da lì inizia la neve. Basta, che ravanage! Mezz'ora dentro sto bosco, fuori tracce, tutto a raspare là dentro. Sto andando proprio completamente a vista. Ora dovrei salire quei valloni. Credo che quel pontino in fondo remoto là, che ha appena appena toccato al sole, sia la Becca di Tos. Che arriva da Chamin, arriva da di là, io da Reverse. Una ravanata infinita. All'Alpe Brogna, non so come si chiama. Ho mollato le scarpe, basta adesso scarponi. Adesso là dietro provo a mettere le pelli se riesco, perché poi ci sarebbe quella valle lì, credo. Insomma, un po' a cercare di capirci qualcosa qua in mezzo, non ci capivo niente. Poi adesso forse ecco, mi si apre il vallone, ma non ci credevo quasi più. Sarà divertente al ritorno orientarsi, ecco qua il problema è orientarsi. Vabbè, eccoci nel vallone. Ora c'è da risalire tutto di là, c'è quel mega ripidone pendio, che è il punto chiave dell'ascesa. E poi là in fondo. Dov'è? Là, si vede proprio il puntino in fondo in fondo. Dopo il ripidone ci deve essere ancora tutta una lunga spianata con ampi pendii comodi. E poi c'è la cresta e la cima. Sono arrivato fino a qua, ma da qua in poi mi tocca provarci con gli sci spalla, perché cioè, si potrebbe anche fare con gli sci, ma siamo un po' al limite. E poi è svalangato di brutto, condizioni o c'è ghiaccio, c'è neve tutta, saltelli o cioè sono nel bel mezzo di una valanga, guardate qua. Però c'è poca neve, ha scaricato, quindi sotto c'è la crosta dura, una menata assurda. Mamma mia, mai più un traverso così di neve fresca. Porco cane, l'ho fatto col cuore in gola. E non è finita, ma qua almeno è meno pendente. Poi da quella gobbettina dovrebbe esserci pendii più ampi. E poi scendo con gli sci qua si taglia in neve fresca un pacco. Ah, signore. Spero di scollettare in zone più tranquille, perché qua veramente. Meno male che stamattina ho scaricato di corpo, che so qua, la facevo tutta qua, cazzo. Qui c'è il collettino, vediamo. Oh, meno male che si è aperto un po', qua sono sul ghiacciaio di Tos, qui prima non si vedeva niente e non capivo dove andare, adesso invece vedo bene. Magari poi si ricopre, ma almeno so quello che devo fare, poi se si copre ho pazienza, tanto sono nuvole che comunque non scendono. Io arrivo tutto da di là, sono nuvole stratificate che stanno su tra i 3000 in su. Addirittura nel pomeriggio è previsto bello, ma non ci voglio di aspettare il pomeriggio. Vedo adesso è bello in vista, vedo di fare in fretta. Più mi avvicino e meglio è. Se ci vedo in mezz'ora sono su. Eccoci qua sulla cresta di Tos, lì ho parcheggiato gli sci. Cresta veramente corta. Un minuto e sono lì. Ok, cresta corta. Proviamo. Nuvolo, almeno si vede, qua si sfonda, zio can, cresta di Tos. Eccoci sulla Becca di Tos, come non detto, si era annuvolato tutto, anche nel vallone, visibilità a zero adesso quasi. Qui siamo proprio in punta, lì c'è una cornice. Peccato perché ha fatto abbastanza bello fino adesso, è arrivato su un volone. Magari si apre. Questa salita qua è lunghissima, Himalayana, veramente. È veramente, veramente lunga arrivare fin qua. In più ci sono 2000 metri di dislivello. Tecnicamente giusto il crestino e quel ripidone là. È proprio là in fondo, cioè c'è quel salto che poi va giù e lì è ripidissimo. Il resto sono tutti pendii, un po' ripido qua sotto, arriva su. E là, poi sono tutti pendii abbastanza ampi. Qua si vede un po' la cresta ultra corniciata. C'ho gli sci che sono al pelo del cornicione, ma sono su quella balsa rocciosa. Qua ripido, un po' a roccette, e la vetta è qua. Infatti, in buonissime condizioni, volendo, si arriva anche a scia i piedi. Infatti, qualche relazione dava che era possibile anche volendo arrivare a scia i piedi. Sì, però con l'allenamento invernale. Boh, adesso mi faccio sto ripidino. E mi becco Oh, lì. sì. Sono aperto un po', sono tornato su, ecco tutto il vallone di salita, là c'è il saltone,
E boh, ora si vede la vallata dove arrivo. Ma le nuvole stanno tornando inesorabilmente, ritorno giù. Dove? Là c'è il deposito sci. E qua tutti gli ampi pendii. Fino là devo affillare a quelle balze, poi dove c'è il salto c'è la seconda parte. Qui le nuvole fanno risacca. Io vado giù al volo perché ogni tanto non si vede un cacchio, ogni tanto si vede qualcosa. Insomma, non è proprio visibilità zero, ma ecco, adesso sto arrivando l'ondata e comincia a non vedersi quasi più niente. Però la sciata qua è bellissima, Neve spolverosissima qua. Allora tira vento, comunque ok, ho ritrovato il canalone, non trovo più il canalone, qua è pieno di canaloni e poi di salti rocciosi, ma adesso qua vedo le mie impronte per evitare di trapiombare da salti così. Ho trovato il canalone, ora mi fermo giù. Sì, sono uno strumento alpinistico favoloso. All'andata si vedono le mie impronte e mi cagavo sotto come una bestia, che avevo paura che staccasse perché sfondavo. E con gli sci invece la percepisco come una lastra. Una bella lastrasigna. E galleggiavo, bellissimo. Ripidissimo, devo fare le inversioni da fermo. Là in alto, ma caspita, è molto meglio. Ora qua c'è tutto lo spalangone e poi la zona è più tranquilla. Bello ripido, è sempre con la tensione che stacchi. Lastrasigna di ghiaccio, sono sceso da là, tutto con gli sci, un po' nella svalanga, un po' nel ghiaccio. Ecco qua, inizia il boscaccio e poi là dietro c'è l'Alpe Bogna, insomma, ecco, sempre lei. Vado fin dove riesco con gli sci e poi vediamo, arrivo su da di là. Mamma mia, che roba che è stata oggi, ma è quasi finita la parte con gli sci, poi si cammina. Dai, la Madonna, che nido, che zanni, quello è un albergo. Anche fino a sedere, fino a lì è stato un incubo. Qua in mezzo poi non trovavo più la quadra, poi sono sbucato fuori di là in fondo, io invece ero salito da di qua e non capivo dove ero. Poi insomma, quello che mi ha tranquillizzato è quando ho visto quel trattorino vecchio verde e ho detto vai, sono arrivato. Boh, da qua è fatta, da qua adesso metto le scarpe e da qua tre quarti d'ora, un'oretta, no, direi un'oretta, sono arrivato, tutto sentito, ho tracciato. Ho patito un po' la solitudine in ambienti isolatissimi, così selvaggi, vedere poco, ghiaccio, pericoli, valanghe, anche discesa con gli sci, tutta spigolare, va. Sentivo sempre un po' il rischio lì, secondo me tecnicamente è difficile, ma il fatto che è lunga, è terra, è un po' rischiosetta, bisogna proprio beccare il periodo perfetto, sennò non conviene, veramente rischioso secondo me, però insomma... Le condizioni oggi c'erano abbastanza, peccato per il tempo, un po' nuvoloso così, però vabbè, dai, dai, vabbè, verso sera, vabbè. Oh, cambio assetto e via, si torna giù. Ciao.